Comitato per i diritti umani. Relazione del garante dei detenuti. Bilancio e finanziaria in commissione. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 14 aprile, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha svolto la prima relazione annuale delle attività al 31 marzo 2015. Il Consiglio regionale ha poi effettuato alcune nomine di competenza e in chiusura ha approvato la mozione del Movimento 5 Stelle per l'inserimento delle protesi acustiche digitali nel nomenclatore nazionale. In primo piano. Il Consiglio regionale ha nominato i componenti del Comitato Diritti Umani, organismo guidato dal presidente Mauro Laus, che ha sostituito l'Associazione per il Tibet. Ne faranno parte 2 componenti dell'ufficio di presidenza, le consigliere Enrica Baricco e Gianna Gancia, gli ex consiglieri Eleonora Artesio e Giampiero Leo, oltre a 10 personalità esperte in materia. Scende il numero dei detenuti nelle 13 carceri piemontesi. Dagli oltre 5.000 di inizio 2013 si è passati a 3.595 del 24 marzo 2015, di cui 2.700 in esecuzione penale esterna. Resta però aperto il problema del reinserimento lavorativo, miglior strumento per abbattere il rischio di recidiva. È quanto emerso dalla prima relazione annuale sull'attività del garante dei detenuti, svolta in aula nella seduta del 14 aprile. Prosegue in prima commissione l'esame di finanziaria e bilancio regionale. La Giunta ha presentato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i programmi di spesa dei fondi europei. Si è parlato anche del palazzo di Piazza Castello, che sarà messo in vendita quando la Giunta regionale si trasferirà nel grattacielo la nuova sede. In breve. Vivere in armonia con l'ambiente urbano è il messaggio della mostra Adattarsi in città, allestita all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio fino al 12 maggio e organizzata con il Museo di Scienze Naturali. L'esposizione di 52 fotografie è articolata in 2 sezioni, l'uomo e la fauna e la flora, e ripercorre la transizione dalla vita rurale a quella urbana.